Il discorso di oggi è un po' impegnativo, però i recenti fatti di cronaca, anche drammatici, mi spingono a qualche riflessione sul tema sesso. Ecco, che cercherò di fare in modo più pacato possibile, ecco. Scuola e famiglia sono baluardi indispensabili per la crescita corretta di un individuo. Io la vedo questa come una precondizione, quindi di scuola e famiglia non parlerei proprio, ecco. Parto dal presupposto che ci siano sia l'una che l'altra, ecco. L'impulso sessuale è come un fuoco perenne, una pulsione primordiale, animale, che ha consentito, di portata tale che ha consentito la conservazione della specie, ma in grado anche di travolgere l'individuo e le società di appartenenza. Ecco, per evitare ciò, cosa ha fatto l'uomo? Ha inserito questa pratica sessuale all'interno di sovrastrutture culturali, diciamo così. Cioè, tu puoi svolgere questa attività solo all'interno del nucleo familiare. Questo ha consentito di realizzare gli obiettivi, cioè la conservazione della specie e la salvaguardia delle società. Questo è indubbio. Però, per fare ciò, ha integrato lo schema con la teoria del divieto, diciamo così. E cioè tutto ciò che non che tutte quelle attività che siano al di fuori di questo schema, diciamo così, istituzionale, sono vietate, quindi sono sanzionabili da norme e soprattutto da riprovazione morale. Ecco, questo fatto, a mio parere, ha provocato più danni che benefici, ecco, perché ha impedito l'adozione da parte dell'uomo della seconda opzione possibile, e cioè della pratica. La pratica che consente una gestione dell'impulso sessuale. Ecco, questo impulso enorme, diciamo così, primordiale, animale, può essere gestito in due modi: o attraverso, diciamo così, l'inserimento in sovrastrutture culturali che in qualche modo lo circoscrivano, lo tengano sotto controllo, oppure attraverso l'attività dei singoli, i quali con la pratica possono imparare a gestire questo impulso sessuale. Imparare a capire quali possano essere i limiti, le possibilità, le frequenze. Ognuno di noi ha una sessualità diversa dall'altra. Però è la pratica che ti consente di, diciamo così, conoscere questa natura in qualche modo tenuta nascosta. Questo è il punto. Questi reggenti fatti di cronaca, ho l'impressione che rischino di implementare questa teoria del divieto vigente, mentre invece, a mio parere, sarebbe il caso di intraprendere il percorso esattamente opposto, e cioè quello del libero accesso alle pratiche sessuali, attraverso spazi appositi o attraverso la rimozione, diciamo così, di quei divieti vigenti oggi, ma soprattutto della riprovazione morale che limita l'attività libera dei singoli. Per esempio, no? Ci sono delle spiagge frequentabili nel periodo estivo, libere, ma libere in tutti i sensi, perché si possono fare incontri occasionali, diciamo così, però
tutto in clandestinità, diciamo così. Poiché se ti beccano lì, la sanzione minima mi sembra che sia 3.350, la massima 10.000, ecco, però più di 10.000 euro di multa non ti fanno, bella consolazione, sì. Cioè oggi è vigente la teoria del divieto, ecco, divieto tramite sanzioni proprio, ma divieti anche nel senso di riprovazione morale nei confronti di tutti coloro che non si, diciamo così, adeguino allo schema istituzionale vigente, che si mettono un po' al di fuori di questo schema. Però, come dicevo prima, è solo la pratica sessuale che ti aiuta a gestire questo fuoco perenne, questa pulsione animale, altrimenti difficilmente gestibile se non la pratichi, capito? Questo è il punto. Io sento la mancanza, oggi come oggi, di spazi, come si può dire, attrezzati per pratiche sessuali libere, fuori dallo schema istituzionale. Ecco, magari in altri paesi del mondo ci può stare qualche esempio, questo non lo so. Ma soprattutto sento la mancanza di un humus sociale in grado di assorbire schemi nuovi.